Buonasera a tutti, benvenuti al nuovo appuntamento degli Open Talk del PNLUG. Stasera avremo Andrea Shan che ci parlerà di Git più GitHub più VS Code, che devo dire personalmente trovo che sia un argomento entusiasmante e spero che lo sia anche per voi. E niente, possiamo cominciare, passo la parola ad Andrea. You are now Va muted. bene, allora, mi avevo chiesto di fare un altro open talk, visto che avevo trovato una cosa molto interessante negli ultimi mesi di lavoro. Il titolo è un po' altisonante, su documentazione tecnica, insomma, più, vi dico subito, più una gestione di appunti personali, però tecnici, nel senso che io comunque, boh, per chi non mi conosce, sono comunque un programmatore, diciamo, mettiamola così, insomma, ci saremmo chiamati programmatore un po' di anni fa. E quindi ho bisogno di uno strumento che mi consente di scrivere giù appunti, pezzi di codice o altra documentazione, insomma. E sono riuscito a fare, ho cercato un po' di strumenti in giro e vi do prima una carrellata di un po' di strumenti che ho visto, insomma, quali sono per me i requisiti, insomma, necessari per questo tipo di tool. E poi vi do la mia soluzione, che è un po' handmade, diciamo, però a me mi ha soddisfatto tantissimo, tanto che lo sto sparpagliando in giro, insomma, nel seno della conoscenza un po' a tutte le persone che conosco. Allora, qui non so, ok, io non sono un esperto di Visual Studio Code, nel senso che lo uso veramente da relativamente pochi mesi, in più non sono uno sviluppatore full time, nel senso che non è che passo le mie giornate a scrivere codice, purtroppo non più da ultimamente. Però devo gestire un bel po' di file di testo, insomma, un bel po' di file sorgenti. Di solito usavo VI, io vengo dal mondo di VI, sono ancora convinto sostenitore di VI, quindi di tool da console comunque. E non sono appunto un esperto di code, nel senso che non conosco l'internal, non conosco molti dei milioni di plugin che ci sono nel mondo. E non sono neanche un esperto di Markdown, gli appunti per me di testo vanno in Markdown, come fa molta altra gente, immagino. Poi un sistema comodo e semplice, insomma, di sicuro non lo scrive nessuno più un markup come in HTML, insomma. E vi presento appunto le mie esperienze personali, soprattutto negli ultimi mesi, sperando che possano essere utili per altri. E ribadisco il fatto che viene visto dal punto di vista di un programmatore, nel senso uno che comunque deve scrivere del codice o che comunque sa usare tool un'idea, insomma, per scrivere del codice, insomma, non per me, non serve un editor alla Word, ok? Non mi serve quel tipo di editor per scrivere i miei appunti, come magari serve a chi deve scrivere un libro, un manuale o cose di questo tipo. E di solito i commenti sono aperti nella chat, è Claudio che mi assiste in questa serata, la monitora, che poi di sicuro avanzerà del tempo, per cui conto di tenere aperti i microfoni, o se avete necessità di qualcosa potete tranquillamente anche interrompere, insomma non è una presentazione di quelle super inquadrate. E dicevo, relazione dei punti tecnici, che si possono anche condividere o utilizzare come riferimento, quindi sì dal punto di vista del programmatore, ma anche dal punto di vista, per esempio, del sysadmin, io sono anche un sysadmin, insomma. Una delle cose che mi è sempre stato utile è di riuscire a trovare un posto dove scrivere facilmente gli appunti, classici comandi che ho andato a eseguire su una macchina per poi poterli ricostruire o per poi riuscire a tracciarli con uno strumento per riprodurre, insomma, le configurazioni, per esempio, da un'altra parte. Non servirà di sicuro per scrivere qualcosa di molto più complicato come un manuale, per cui non ci saranno indici analitici, queste cose qua, non c'è formattazione avanzata, riferimenti, eccetera, insomma. E a me interessava un sistema che fosse facilmente utilizzabile e che soprattutto fosse affidabile al 100%, ovvero che non vada a perdere
un pezzo di testo soltanto perché ho scritto cance e mi si è spento il PC e quindi non posso fare Ctrl Z per tornare indietro o non ho le copie di backup, eccetera. Per me questo ovviamente vuol dire, perché ha seguito le mie precedenti serate, vuol dire utilizzare Git alla fine per mantenermi lo storico di tutte le modifiche che sono state fatte. E, dei requisiti, prima di tutto il sistema deve essere sia online che offline, nel senso che devo poter essere scollegato dalla rete. Di solito i miei appunti tecnici stanno in MediaWiki, okay, tipicamente nel wiki aziendale, insomma. Tanto che, per esempio, lì c'è scritto anche come fare il restore del database di MediaWiki in caso di disaster recovery, e a me è successo di dover tirare sul database di MediaWiki con, ovviamente, MediaWiki che era andato a quel paese, insomma, che era saltato il server. Quindi col server giù dovevo andare a ripristinare MediaWiki. Le informazioni su come farlo, le procedure, eccetera, erano ovviamente all'interno di MediaWiki. Errore da principiante, però così, insomma, è successo. Da questo, infatti, una delle cose che ho fatto quando ho messo insieme questo sistema è stato anche quello di fare qualche script per estrarre le pagine dal wiki, perché lì comunque per me è comunque una fonte di documentazione che deve essere utilizzata, e andare a creare i markdown e salvarmeli in un repository. Okay, quindi questo è uno dei corollari, insomma, tutto questo che non vedremo questa sera. E mi serve il copia e incolla di immagini, okay, tipicamente di screenshot, perché io lavoro di solito con testo e codice, eccetera, però come per la parte IT molte volte è necessario fare uno screenshot per fare una documentazione su clicca qui, clicca lì, o fai questa configurazione, questo è il messaggio di errore che vedi a video, oppure se stai facendo cose tipo documentando o prendendo appunti su come funziona un sistema gestionale, per esempio, devi poter dire: questa è la videata, qua devi cliccare, questo è il campetto, e stai attento che prima devi cliccare prima qui, poi qui, poi qui. Okay, quindi questo tipo di documentazione deve essere possibile per me. Devo poter metterci dei pezzi di codice, quindi avere un'evidenziazione sintassi per leggere in modo più chiaro. Inserisco il dato in testo, non mi serve che sia un editor che visualizzi direttamente un'anteprima, magari sarebbe bene che la visualizzasse side by side. Deve consentire di fare un backup semplice e devo poterlo condividere tra più dispositivi. Altre cose che sono secondarie per me sono comunque i reminder, nel senso che alcuni sistemi di gestione di note, appunti, eccetera, consentono di mettere anche un reminder sulle note. Non è fondamentale per me perché utilizzo altri sistemi per questo, tool che fanno solo questo. Alcuni consentono l'editing concorrente, pensate per esempio a Google Docs, per dirne una, insomma, io posso condividere un file e essere interesso perché ci mettono le mani. In realtà anche con Code si può fare qualcosa del genere con l'editing collaborativo, insomma, ma non ho mai avuto né necessità di metterlo in piedi né modo, insomma. L'editor mobile sarebbe un plus. In realtà io l'ho provato con alcuni tool, come quelli che faccio vedere anche dopo, insomma. E l'editor mobile poi in realtà non si fa praticamente mai. Nel senso, io non mi sono mai trovato a mettere sul tastierino sul keyboard del cellulare, andare a scrivere grosse cose, insomma, se no magari correggere qualcosa, farmi la lista della spesa. Ecco, quella è l'unica cosa che faccio l'editing mobile, la lista della spesa. Però mi serve almeno la visualizzazione, perché magari lì ho un documento dove non voglio andare a aprire, degli appunti su, ne so, come si apre la serratura elettronica, o cosa fare quando la serratura elettronica non c'è, senza dovermi metterli a aprire il portatile, okay, all'esterno. Magari posso vederla così direttamente sul cellulare, cosa di questo tipo. Di tool ce n'è un'infinità, ovviamente, dai quelli che fanno sgranarmelo gli occhi fino alle tavolette di pietra, alcune che sono comode, altre di meno, insomma. Cosa si può usare? Ci sono dei tool che sono molto conosciuti, nel senso che se cercate con Google, ovviamente, trovate più o meno questi nomi qua, alcuni si trovano un po' di meno. C'è di sicuro, penso questa sera, un fautore di ci sarà di sicuro un fautore di Emacs, lo vedo di sicuro.
per cui non l'ho potuto non citare. Io non sono un utilizzatore di IMAX, non sono mai riuscito a utilizzarlo. Chiedo venia. Ci sarà di sicuro qualcosa anche per VI, non ho mai, però non mi sono mai messo a utilizzare quei tool lì, prima di tutto perché almeno una resa grafica mi serviva, almeno una visualizzazione di immagini e la memorizzazione di immagini mi serviva, quindi non soltanto testo. Se avessi soltanto testo probabilmente sì, utilizzerei VI direttamente. E, tra questi ce ne sono ovviamente di sedi chiuse che di open source, qui infatti ho cercato di mescolarli un po' tutti. Qua non punto molto sull'open source questa sera, poi magari facciamo anche qualche piccola nota su questo, insomma. Però ce n'è di tutti i gusti, e sicuramente tra di voi c'è di sicuro qualcuno che ha provato più o meno tutti questi qua. E, non considero Evernote o questi tool qua, che sono tra i più famosi forse, tra quelli che si sentono di più in giro. Io l'ho provato a utilizzare perché è la classica applicazione da cercare, insomma, presa, installata e poi si è installata subito dopo. Insomma, il concetto su un paio di loro perché sono più interessanti, insomma, da questo punto di vista, perché in realtà hanno dei plus o dei minus che volevo sottolineare, insomma, che volevo portare alla vostra attenzione. Uno è Google Keep, che viene consigliato da molti. Io lo uso perché ho sempre utilizzato l'account di Google. Ho provato a utilizzarlo anche per questo tipo di documentazione tecnica, ok? Quindi a tenermi i miei appunti di hobby, di lavoro, tutte queste cose qua all'interno di Google Keep. Quello che mi è dispiaciuto di più è il senso di fragilità che ho sotto, nel senso che comunque se vado a cancellare qualcosa, se per sbaglio cancello una nota, me la metto via, è chiaro che c'è il cestino, c'è l'archivio, c'è tutte queste belle cosette, però la nota di suo, se io cancello tre righe, non so che modifica ho fatto, o se per sbaglio sto scrivendo su una nota invece sull'altra, ho perso lo storico, insomma, di quello che è successo prima. Al plus di poter fare le liste, questo sì, cioè la lista di spunta, questo infatti lo uso per la mia lista della spesa condivisa con mia moglie, è su Google Keep. Funziona out of the box, funziona su tutti i dispositivi mobili, funziona all'interno del browser e tutte queste belle cosette, per cui come tool di base secondo me va benissimo, insomma, sul PC se avete comunque già un account Google. E, diametralmente opposto, ho utilizzato BoostNote per un bel po', nel senso che avevo iniziato a inserire dentro, e sono arrivato a 100-150 note nel giro di un anno e mezzo di utilizzo. L'ho utilizzato per prendere gli appunti anche abbastanza seri, e ci sono rimasto molto molto male. L'ho utilizzato bene anche con profitto, insomma, aveva un sacco di funzionalità interessanti. Io ci sono rimasto molto male quando ho iniziato a perdere dei dati. Il sync, per non avere appunto tutto su un PC fisso, io in quel momento stavo utilizzando sia il mio portatile che il desktop dell'ufficio, per cui avevo la necessità di sincronizzarli. La sincronizzazione c'era solo su Dropbox. Okay, come tool out of the box funziona Dropbox, e lì in una fase di sincronizzazione ho perso dei file, nel senso che lui li memorizza in un modo anche abbastanza un po' criptico dal mio punto di vista, non è così ovvio, specie se vedete dopo cosa vado a utilizzare adesso, è un po' critico dove va messa, per esempio, gli screenshot che vengono copiati e incollati, cose di questo tipo. Io mi sono accorto dopo molti mesi di avere alcuni di quei file lì che non erano sincronizzati, che comunque erano stati persi durante un passaggio di migrazione di distribuzione da un PC all'altro, cose di questo tipo. Se ha una cosa molto bella che non sono riuscito a trovare in code, che è quel bellissimo tastino di copia sugli snippet, io vado, quando premo lì, lui mi copia tutto il testo, lo snippet in un colpo solo, quindi per i comandi del sysadmin, questo qua è una killing feature, insomma. Vi consiglio comunque di andare, se vi interessa o state guardando qualcosa di questo tipo, vi consiglio di dargli un occhio ultimamente, perché ha fatto una major release alcuni mesi fa, tra l'altro non è ben compatibile, mi pare, con la versione precedente. Che hanno anche la versione web, hanno anche la sincronizzazione propria. BoostNote è open source, per cui ve lo potete tranquillamente installare senza nessun problema, modificare per quello che volete. Per me quello che è stato il grosso cambiamento è quando ho iniziato a utilizzare code,
Io parlo di code in genere, non mi metto qua tanto a discutere sul fatto che è di Microsoft, sul fatto che c'è la versione open source di Codium senza la raccolta dati di Microsoft, eccetera, eccetera. C'è una versione che anche Insider, un po' di tempo fa, per me, per gli utenti, perciò era obbligatorio utilizzare l'insider perché alcune funzionalità non erano presenti nella versione standard. E adesso più o meno sono allineate, nel senso che hanno fatto dei grandi passi in avanti negli ultimi mesi, nell'ultimo anno anche, penso. Non sono la persona adatta per approfondire questo argomento. Tra i due devo utilizzare Code, perché Codium comunque non ha accesso al repository no, qua ho scritto plugin, in realtà sono estensioni di Code, perché mi sembra che Microsoft comunque non consenta l'accesso alle applicazioni che non sono firmate da lei allo store, chiamiamolo così, insomma, tanto un termine che così di modo, per accedere a tutte le estensioni, per cui avete un altro posto dove andare a caricare le estensioni. Non ci sono tutte, non tutte vengono migliorate anche di là, o magari non sono le ultime versioni o cose di questo tipo, per cui se uno vuole essere purista dell'open source deve installare Codium, utilizzare quel tipo di store di estensioni. Se uno invece vuole qualcosa che vada subito, il mio purtroppo sconsiglio appassionato di utilizzare direttamente Code, poi, e fare il confronto tra i due, al limite. A me è piaciuto subito il fatto che si può fare moltissimo con la keyboard, nel senso che i menu ci sono, però tutto è un comando che comunque tramite F1 io poi posso iniziare a digitare il comando in modo fuzzy, quindi mettendo pezzi lì, e bene o male lo trovo abbastanza frequentemente, lo trovo subito, comandi utilizzati di frequente, che magari non hanno una combinazione di tasti utilizzabile, di cui però mi ricordo più o meno come si chiamava, qual era la descrizione del comando. È un'infinità di plugin. Poi io vi ho messo uno dei link che ho trovato dove c'è una raccolta tematica dei plugin più interessati, insomma, che si trovano. Il setup completo è di Code più un po' di plugin, ed è lì che perderò più tempo, insomma, questa sera. E Git come sistema di storage e di backup e di sincronizzazione, eccetera, eccetera, e GitLab per hostare repository e per la visualizzazione, per esempio, l'accesso da mobile o la condivisione con altri utenti, eccetera. Perché Git mi piace tantissimo, perché ho appena finito, adesso come vengono tracciati i cambiamenti. Perché tanto comunque lo so utilizzare, e lo so utilizzare anche chi ha seguito nei precedenti talk, perché mi consente, se voglio fare una modifica che sia significativa, di scrivere un buon messaggio di commit, quindi non soltanto scrivere il testo all'interno della nota, eccetera, eccetera, ma posso anche dire il perché del cambiamento, che cosa è cambiato, e poi magari se abbiamo tempo facciamo un po' di esempi di questo tipo, insomma, per come la vedo io. Ha ovviamente la funzionalità offline, perché non devo essere online per potermi scaricare le note, ma ho una copia sul mio dispositivo o su tutti i dispositivi che hanno fatto il clone, e mi consente appunto una collaborazione sia in solo lettura, perché se voglio pubblico il repository, quindi chiunque può accedere, che ne so, ai miei appunti su come utilizzare quel tal programma in quella distribuzione o come fare una certa installazione. Sia una collaborazione anche privata a questo punto, perché il repository può essere privato e quindi consentire l'accesso solo a certi tipi di utente. E perché GitLab? Perché GitLab è la scelta naturale per pubblicare un repository Git, perché posso scegliere se renderlo pubblico o privato, come ho detto poco fa, e perché mi consente la facile collaborazione. E in più c'è anche un'applicazione open source che la trovate quindi su F-Droid, per esempio LabCode, che consente di fare almeno il browsing del repository, insomma, in modo un po' più semplice, senza dover, che ne so, andare direttamente dal browser. Quindi anche la casellina, insomma, di visualizzazione da mobile, brutta, perché la preview del Markdown non è proprio il massimo, eccetera, però comunque ce l'abbiamo, un'applicazione nativa.
Allora, servono i plugin perché? Perché Code, come molti altri IDE, ha un supporto integrato per il Markdown e che di base funziona, nel senso che mi sembra che anche la preview è già integrata nell'installazione standard. Mancano alcune cosettine, mancano alcune cosettine come l'autocompletamento dei link, per esempio, quindi se io devo mettere un riferimento a un altro file Markdown nello stesso progetto, dovrei se no fare un copia e incolla. Ci sono delle extension che hanno queste belle caratteristiche. L'altra cosa che invece non è coperto da estensione sono gli ultimi, beh, il penultimo punto in realtà, l'ultimo punto è coperto dall'ultima estensione che vediamo. Cioè il fatto di dire salva tutto, perché tanto ho modificato nel giro di 2 ore, ho messo dentro 10 screenshot, ho modificato 4 file perché la documentazione varia, eccetera, commita tutto e pusha, fa il backup, eccetera, insomma, senza dover stare lì. Il messaggio di commit è ho fatto delle modifiche, insomma, è una cosa sporca, brutta, eccetera, ma di sicuro per degli appunti che non è che siano usa e getta. Però non perdo più tempo a fare un messaggio di commit rispetto al tempo che ho impiegato per scrivere la documentazione. Io avevo scritto live demo a questo punto. In realtà, secondo me, potremmo anche installarla. Vediamo almeno che non abbiamo problemi solo con l'installazione, possiamo anche vederlo. Così ci alterniamo, insomma, un po'. Per installare code, qua avete il link sulla pagina di documentazione, eccetera. Insomma, ci sono ovviamente i package per tutte le vostre belle distribuzioni. Immagino ci siano anche per Mac, immagino ci siano anche per Windows, eccetera, eccetera, tutti belli installer. Non vi so dire quale preferire. Qua probabilmente se installare il Deb o installare lo Snap o. Come volete, dipende un po' più dalla vostra filosofia, insomma, dal mio punto di vista, che rispetto a quello che sarà veramente, insomma. Però anche su questo non ci ho mai perso troppo la vita, insomma. Per installarlo, la cosa ballare, io installo la versione insider soltanto perché sono abituato all'iconcina. Vediamo se non impiega troppo tempo. Sulla parte di plugin andiamo direttamente col nome. E poi ne parliamo pian pianino, insomma. Ah, questo non lo sapevo. La versione Snap supporta tutti i plugin, la versione PT no. Non ho sempre usato la Snap alla fine. Ah, orca, ancora. Ce la possiamo fare. Beh, intanto per non annoiarvi troppo, con una barretta di download che va avanti, posso farvi vedere una cosa che ho trovato abbastanza di recente, che però è molto interessante sulla parte di documentazione, secondo me, e soprattutto perché di solito bisogna solo utilizzare sempre un tool esterno e riuscire ad avere un qualcosa dove si scrivono gli appunti, avere anche questo tipo di tecnologia all'interno. Non sono riuscito a trovarlo molto facilmente, ma non con questa facilità. Tra i tanti tool di diagrammi, diagrammi di flusso, diagramma blocchi, cose di questo tipo, a me Droid è piaciuto parecchio, nel senso che è un'applicazione web, però quel che ne so io, come licenza non, mi sembra sia open source. Può anche Lo potreste anche installare in locale, insomma, è abbastanza scomoda, nel senso che si ha l'integrazione più o meno con tutto, per cui io
file, tra virgolette, che edito direttamente dentro browser, li potrei salvare sul drive, sul mio sistema locale, cose di questo tipo, però fare la conversione o comunque andarlo a salvare da un'altra parte è abbastanza una cosa che vuol dire prendi il file download del file dal browser, copialo da qualche parte e salvatelo, poi prendilo, ricaricalo. È una gestione di file abbastanza scomoda. Mi sarebbe piaciuto molto riuscire ad avere qualcosa di integrato direttamente. Penso che ci sia un'integrazione anche con MediaWiki, non sono mai riuscito a farla funzionare. L'integrazione con Code funziona, c'è poco da fare, è molto molto bella, è molto comoda anche dal punto di vista di quello di cui parliamo questa sera, perché è direttamente all'interno, consente anche di vedere i diff, tra l'altro, quindi quando vedete, quando salvate il file ed è modificato, lui ve li fa vedere uno in parte con l'altro, quindi riuscite, se il diagramma non è proprio troppo complicato, riuscite a vederlo anche così. Soprattutto consente, ora io di suo consente di fare questa cosa, ma consente di farlo anche il plugin, di salvare direttamente con l'estensione come un file grafico direttamente editabile. Quindi lo salvo come file draw.io.png, all'interno ho i dati di draw.io che raffino in XML, ma viene già salvata la preview, diciamo, la conversione in PNG. Questo è semplice perché tanto comunque che sia un XML o un file binario non è che cambi molto a livello di diff, perché di solito gli XML vengono tutti stravolti ogni volta che si salva anche soltanto una riga, ogni volta che si sposta una cosa, per cui non riuscirei comunque a salvare un diff con un commit decente, insomma, per dire che è cambiato questo blocco del diagramma del diagramma di flusso, del diagramma blocchi che ho fatto. Il fatto di salvare comunque con un binario, di salvarlo direttamente in PNG, al proc, io questo qua, se metto riferimento, se salvo il diagramma, quindi lo posso editare direttamente dentro l'IDE con un singolo clic, posso, quando viene salvato, è già pronto per essere integrato all'interno di un, per esempio, di un Markdown, e quindi qualsiasi tool fa direttamente un'anteprima. Fino a prima di scoprire questa cosa, io avevo ho inserito alcuni diagrammi draw.io all'interno di documentazione che pubblicavo, e dovevo avere un pezzettino di CI di GitLab che a tutti i commit mi prendeva il file draw.io e lo convertiva nel corrispettivo PNG, insomma. Stupido, io non so come funzionava questa cosa, però mi ha salvato un sacco di tempo, insomma, ed è veramente molto comodo. Ok, qua abbiamo finito, quindi torniamo indietro. Non vi spiego come funziona Code, insomma, non è questo tanto l'obiettivo della serata, anche perché potete utilizzarlo veramente in modo molto ignorante per fare questo tipo di gestione. Quello che ci interessa è installare i plugin per il momento. Io ho visto un po' di tutorial in giro, la prima cosa che ti dico è come si installa Code e come si inizia a raggiungere i plugin. Ok. Markdown. Markdown only one non ha proprio tutto quello che serve per il Markdown, però ha un sacco di cose. Ha un sacco di cose molto carine, come la modifica, insomma, il shortcut in questa maniera, il poter fare spuntare le caselle di test, le caselle di checkbox. Ha una funzionalità molto molto interessante che è la table of content, quindi io posso creare la table of content direttamente sin dal parametro. Gestire la table of content, secondo me, è una delle cose più noiose e stupide, tra l'altro, da fare in un markdown, insomma. E vedo direttamente sul proprio, sia per la prima creazione della table of content che per la sincronizzazione man mano che faccio le modifiche, quindi ogni volta che salvo lui va a aggiornare la table of content in testa al file. Ci sono tante cosettine, tipo disabilitazione di alcune sezioni, cose di questo tipo. Un'altra cosa interessante è l'autocompletamento, quindi se io devo mettere un link che ha questa sintassi qua per
quei pochi che non conoscessero come funziona Markdown. Appena vado a aprire le parentesi tonde, mi inizia a completare quei file che sono presenti all'interno del repository stesso. E questo, quando avete dei nomi un pochettino lunghi, è abbastanza comodo, insomma, per evitare di sbagliare, di andare a dover andare a vedere nella preview dov'è che ho sbagliato. E ha una cosa comoda del paste, dei link, che crea automaticamente la sintassi corretta. Okay. Ha un sacco di altre cosette, insomma, un po' di shortcut. Queste qua sono le funzionalità che mi hanno fatto scegliere questo tipo di plugin. L'altro è quello della preview. C'è la preview integrata direttamente in Visual Studio, come vedete prima. C'è anche Markdown in One, probabilmente ha qualcosa tipo sulla preview, ma mi mancava preview e Nested. Manca una funzionalità che ho visto con Claudio pochi giorni fa, che era il toggle della preview, okay, che la può aprire side by side, ma non consente di passare da una preview all'altra, sì, abilitare e disabilitare la preview, cosa che è abbastanza scomoda in code. Ci sono delle cose che sembra che non si riescano a risolvere molto facilmente, tra cui questa, cioè l'abilitare la preview side by side, e quando chiudo il file di cui ho fatto la preview, mi piacerebbe che si chiudesse anche la preview, cosa che non succede per qualche motivo, insomma. E al grande titolo, io abbiamo già parlato. Ok, e ci installiamo anche questa. E l'altro game changing di tutto questo è il paste image. Una cosa comodissima, appunto, avere una cosa, un sistema veloce per copiare e incollare gli screenshot all'interno. Questo, se uno non installa due tool, uno di questi è Code con questo plugin, di solito il paste delle immagini funziona in tutti gli editor, diciamo, un po' più avanzati, quindi a livello di LibreOffice, insomma, cose di questo tipo, perché io posso fare uno screenshot, Ctrl-V funziona un po' dappertutto, gli editor HTML, cose di questo tipo. Non funziona in Code. Code the Box serve un tool come questo, che dalla clipboard, se c'è un'immagine nella clipboard, genera, prende con combinazione di tasti, crea un file, salva il file tipicamente in formato PNG, penso che si possa anche scegliere, configurare, e mi incolla direttamente il link. Per cui per me vuol dire fare screenshot, andare di qua, Ctrl-C2 o quello che è, insomma, direttamente F1 paste image. E a questo punto io il lavoro l'ho finito. E dirti, perché viene scritto con timestamp con cui ho fatto il paste, però è più che sufficiente, insomma, per fare degli appunti use e getta, insomma, veramente comodo. Si riescono a fare fare centinaia di queste cose con veramente poco sforzo. Quindi questa è una di quelle cose assolutamente che bisogna installare. L'altra controparte è qualcuno che faccia gli screenshot in modo molto efficace. Chi lavora in Linux di solito è abbastanza fortunato, nel senso che direttamente con la distribuzione c'è un tool di screenshot associato al tasto stamp, è abbastanza furbo, che consente di fare sia lo screenshot dell'intero schermo della finestra con una combinazione di tasti shift, control, stamp, cose di questo tipo. Una delle cose che tipicamente si fa quando uno sta scrivendo della documentazione o sta spiegando come funziona un tool o i passaggi per utilizzare un applicativo che comunque non sia soltanto che non prenda soltanto una command line, ma che abbia anche qualcosa di grafico, è andare a evidenziare i settori, oppure magari dire prima qui, poi qui, poi qua. Questo di solito è il percorso standard che ho sempre visto fare, è prendo, ritaglio, lo incollo in Paint, inizio a disegnarci sopra con Paint, prendo, salvo l'immagine, poi prendo l'immagine e me la copio da qualche altra parte.
Tutto questo, se in gran parte di questo flusso si riesce a fare con un altro tool, che anche questo sto sparpagliando in giro un po' dappertutto, che si chiama Frameshot. E lo trovate di nuovo come package per più o meno tutte le distribuzioni, non lo trovate per Windows. Sembra che il build di Frameshot per Windows sia una cosa abbastanza astrusa, infatti si trova qualche exe qua e là che si possa installare, non è ancora mai stato portato, e quindi questo tutti i miei amici utenti di Windows non lo possono utilizzare purtroppo. E anche qua di nuovo si può utilizzare Snap o cose di questo tipo, io soltanto perché ho già il comando pronto vado a installare con questo, anche se mi occupa un sacco di spazio, non mi interessa, qua c'è molto meno roba da scaricare, quindi. Vediamo se riesco a far vedere come funziona. No, ci vuole troppo tempo. No, intanto andiamo avanti con il resto dei plugin. Dry.io ve l'ho già parlato, dopo magari potremmo vederlo anche in funzione quando andiamo avanti. Paste image ve l'ho appena nominato, questo vi dico, se qualcuno ha una soluzione migliore che ben venga, però non sono riuscito a trovare soluzioni più veloci di questo punto di vista per copiare e incollare. Vedo che il prossimo invece andiamo un po' fuori sede, per cui vi farei vedere direttamente Dry.io. Quindi, perché ho utilizzato io esattamente questa cosa, che probabilmente non so se si vede tanto bene perché ho lo scuro, non importa. E, ci sono tutte le belle cosette del Dry.io, veramente tosto se lo guardate, sia per disegnare cose tipo queste, tirarla così, che iniziare a fare i vari blocchetti di questo tipo, quindi anche molto veloce per andare a creare diagrammi o blocchi o cose di questo tipo. E il pro di tutto questo è che appunto questo qua è un PNG, quindi io quando salvo questo ovviamente all'interno dell'id me lo torno a aprire con Dry.io direttamente col plugin. Se però io qua faccio un test.md e mi vado a prendere il mio autocompletamento dei link con i file, toggle la preview, non ce la fa perché è tutto bianco, perché sono le icone bianche su bianco, quindi dobbiamo cambiarci il colore, così è colorato, posso cosa ho sbagliato. Bello questo effetto demo, mi piace molto.
Perché questo qua è il formato, cioè lui ha preso il... Perché questa in realtà è il file, mi sa che l'ha comunque preso come Android, secondo me non ha preso come... Beh, ci ritorniamo su dopo. Dopo ci ritorniamo. Scusa se ti interrompo, forse bisogna mettere il punto esclamativo prima del link per dire che è un'immagine, non un link. Bravo, vedi che sai, ne sai di Markdown. Bravissimo. Eccolo là. Bravissimo, bravissimo. Torno a mutarmi. Mio soccorritore. You are now muted. Mio soccorritore. Adesso è venuto fuori. Ok. Con questa parte abbiamo finito, quindi ho fatto vedere anche questo. Vi faccio vedere se l'ha salvato da qualche parte. Non ho idea. Eccolo qua. Vediamo adesso se faccio qualche stupidata con Dropbox o se funziona dentro questa distribuzione, perché non ho proprio idea. Screenshot. Esatto. Infatti mi manca roba. No, qua non funziona. Beh, ma io ve lo faccio vedere sul mio PC. Se io premo così, funziona lo stesso. Dovreste riuscirlo a vedere. Non so, premo soltanto vivendo. Ti hai visto? Claudio? Sì, Si vedeva? Si you are now unmuted. vedeva? Si Si vedeva, vede sì, da. Sì. flameshot? Ok, no, perché mi si frizza tutto lo schermo ovviamente quando fa lo screenshot, perché non vedo l'effetto. Questo gira sul mio PC, per cui mi si frizza tutto, però sulla virtual machine non funziona. E quello che succede è che io posso selezionare una zona. Quando ho selezionato la mia zona, a parte che la posso anche modificare, spostare, quindi tutto questo bel effetto, ho un po' di tool, ve ne faccio vedere soltanto un paio, tipo l'evidenziazione, anche qua posso ingrandire anche di più il bordo, c'è il Ctrl Z per tornare indietro dalle stupidate che si fanno, posso fare il blur, per cui se io qua ho qualcosa che non voglio vedere, voglio far vedere tutto il resto, ma non il testo che c'è qui dentro, cosa molto utile quando, che ne so, ho la mia barra con i link qua sopra che voglio nascondere, posso farlo. E ultimamente ho inserito anche il testo, quindi posso fare tutte queste belle cosette in 2 secondi, posso You salvare are now il file. muted. Posso anche fare direttamente l'upload in alcune situazioni. Posso mettere le freccette, cose di questo tipo, abbastanza ovvie. E copio sulla clipboard. Se funziona, poi dovrebbe funzionare. E non mi ricordo qual è Ctrl V, ma sto prima a fare così. Paste image. Deve trovare tutto con una pettighetta in install. Non c'è l'immagine, perché ce la dobbiamo andare a ricreare. Vediamo se funziona. No, non mi funziona dentro la VM. Beh, la cosa più semplice ve lo faccio vedere con la versione sul mio PC, dove funziona di sicuro.
Inteso comando, mi chiede comunque come voglio nominare il file. Lui me lo salva. Che pessimo. Questo qua non è Markdown, quindi non mi ha soltanto messo il nome. Se io mi cambio il nome del file e lo metto punto .md, quando faccio il paste, mi mette direttamente il link. Ok, quindi anche qua grab copia paste. Salvo, finito. Questa è la soluzione più veloce che io abbia trovato fino adesso, è anche funzionale, insomma, a questo punto. L'unica scomodità ovviamente è il nome del file, però tipicamente anche qua i miei file di appunti di solito ci metto la data all'inizio, in questo modo se il file è di quella data, sì, la documentazione è di quella data e gli screenshot vengono fatti in quella data, più o meno sono raggruppati, insomma. È un po' più scomodo andare a vedere che cosa sono questi file o se li devo andare a cancellare o li devo archiviare, eccetera. Insomma, è un po' più complicato da questo punto di vista, però d'altronde è comunque un sistema che è pensato per essere veloce e meno intrusivo possibile. Ok, vi dovrei aver fatto vedere più o meno tutto su questo. L'altro è come andare a committare. Git è molto comodo, però da un lato io capisco che uno non voglia, appunto, come dicevo all'inizio, ho editato in velocità 20 file diversi, ho fatto 50 screenshot, io non voglio mettermi lì e andare a committare ogni singolo file per dire ho fatto delle cose. E una cosa. Se cercate Visual Studio Code, Notes o cose di questo tipo, trovate l'articolo dove trovate questo run on save, cioè vi spiegano come andare a scrivere le note, insomma, come archiviarle in un albero o qualcosa di questo tipo, e di utilizzare di riuscire a fare un task che venga eseguito ogni volta che viene fatto il salvataggio di un file. Questo comporta la creazione di troppi commit dal mio punto di vista, perché tendo a salvare abbastanza spesso i file. E fa esplodere un po' il repository, insomma, almeno questo, dirti sì, ma fino a un certo punto, insomma. E io mi sono trovato più comodo scrivendomi io il task doc, che è quello che ho riportato qua, molto, 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 molto becero, che può essere fatto molto, in modo migliore, che semplicemente fa lo staging di tutti i file, fa un commit con un messaggio che viene comunque chiesto all'utente più o meno nella stessa maniera in cui che chiamava prima trova io, scusate, il paste image in cui fa il prompt dicendogli puoi scrivergli il messaggio che vuoi inserire. Una volta committato fa dire anche il push direttamente. Questa è fatta male, non dovrebbe andare a vedere qual è il branch corrente, qual è il remoto di default, eccetera. Dirti, proprio dirti, nel senso, devi avere comunque l'origin, stai lavorando sul master, se lavori su un altro branch, beh, dovrei fare un'altra modifica. Il pro di questo, l'altro pro è che questa descrizione qua, quindi questo, il fatto che ci sia questo task, è tracciato nella directory stessa dove siete voi, insomma, dove avete tutti gli altri file, per cui quando editate questo lo tracciate assieme a tutti gli altri file di appunti e avete il vostro task già pronto per fare il commit di tutto con un messaggio qualsiasi, e l'importante è aver salvato comunque il proprio lavoro e non essersi dimenticati di tenere solo tutto il locale. Un qualcosa un po' più decente, perché alle volte fate delle modifiche che ha senso tracciare. Una di queste modifiche che di solito faccio io è, visto che adesso c'è l'amministrato, vi faccio vedere che ho le cose da fare, quindi installare VS Code, installare i plugin e fare cose. Questo, per chi non l'avesse visto, renderizza così, insomma, Markdown. Questo
Penso che sia un'estensione, funziona più o meno dappertutto, penso che sia un'estensione di GitHub che poi hanno preso un po' tutti. AC, Markdown Rewind consente con la pressione di Alt C di spuntare le cose. Se io faccio questo è perché questi sono dei task, dei promemoria, tra virgolette, che mi sono segnato io durante i miei appunti. E quando li faccio magari li voglio tracciare, cioè io adesso vorrei salvarmi questo e dire ho fatto i due task, quindi la differenza, cioè l'aver aggiunto questa X qua per me è importante e voglio tenerla tracciata separatamente per far capire che in quel momento ho fatto quella cosa e che è stata fatta un'attività. Quindi voglio committarlo separatamente. Una delle cose che io odio visceralmente di Visual Studio Code è come gestisce la parte di source control. Qua scusate, non c'è il repository, adesso sì. Questo richiede veramente tantissimi click, nel senso che io devo andare a cliccare qua, poi devo spostarmi, andare a cliccare sotto per andare a mettere la stegginata, poi andare qua a cliccare di nuovo. Questa è una delle cose che più mi ha fatto odiare code per il tipo di lavoro soprattutto che faccio io, perché sono veramente tanti commit perché si spostano le cose ed è le probabilità di sbagliare qua di fatto, porta via un sacco di tempo piuttosto che usare il mouse. Fino a che qualcuno non mi ha illuminato con il plugin che per me è stata l'illuminazione e che mi ha fatto riuscire a utilizzare il code anche per questa cosa. E continuerò sempre a ringraziare Marco per questa cosa, gliel'ho detto in mille modi, un giorno invierò anche un cesto per Natale o cose di questo tipo, insomma. E a Linux Day di quest'anno mi ha fatto vedere finalmente la luce, insomma, con l'utilizzo della keyboard anche per fare queste cose. Il tool all'inizio bisogna un attimino capire quelle tre combinazioni di tasti perché non è propriamente intuitivo, insomma, ovviamente come tutti gli shark da keyboard, però è veramente comodo. Ve lo posso anche far vedere. Io lo uso veramente per cose basi, nel senso che a me interessa soltanto decidere che cosa, vedere i diff, decidere che cosa va all'interno del commit, possibilmente anche poter prendere diversi le singole patch. Cosa che di nuovo con code da solo è molto scomodo perché devo andare a prendere il mouse e selezionare le righe giuste, fare lo staging, committare e possibilmente anche fare il push. Push non ve lo faccio vedere perché non ho impostato il remote, però riesco a far vedere il resto. E non ho installato il plugin. Okay. Non so come faccio ad avere così poche installazioni. È veramente folgorante questa cosa. Torniamo ai nostri file. Questo. No, un'altra delle cose scomodissime di code è che non vengono chiusi automaticamente i file tracker, per cui se io vado a committare questa cosa mi rimane aperto ancora il diff quando non ci sono più differenze, quando è stato committato. Questa è un'altra cosa che viene discussa, che ho provato a cercare, che viene discussa. Ci sono decine, se non di più, ancora issue aperte su GitHub di code e sembra che nessuno abbia trovato un modo per tirare via questa cosa quando io, per esempio, torno sui file in cui non lavoro più sul repository, torno sui file, vorrei che tutti questi tutte queste visualizzazioni di differenza si chiudessero automaticamente. Questo sembra che nessuno l'abbia fatto, che non si possa fare facilmente e che non si possa fare neanche un plugin per fare queste cose. Se qualcuno conosce, può darmi torto su questo, mi fa comunque un gran piacere. Ma intanto noi usiamo ESAMAGI, per cui AltXG. Tra l'altro penso siano minuscole, quello scritto in minuscole, AltXG, apri la finestra di EdaMagic, la torna a chiudere, AltXG, poi fa l'untracked, quindi ci posso andare sopra, qua non ci sono differenze, per cui vi faccio vedere un'altra cosa, dopo con S faccio lo staging,
se mi metto con Q, faccio la stage, se mi metto qua, devo prendere tutti i file, si vede forse, sì, si dovrebbe riuscire a vedere l'evidenziazione dei blocchi. C, commit. C, di nuovo voglio fare un commit semplice, potrei fare l'amend, tutte queste belle cosette. Commit di prova. Salvo, chiudo. Chiuso, committato senza aver dovuto usare le mani fuori dalla tastiera. Faccio un'altra modifica al TXG. Una delle cose che bisogna fare quando si fanno i commit fatti bene è vedere che cosa si deve andare a committare, perché non sempre tutto il file deve andare committato, potrebbero essere delle parti da andare a separare, ma chi ha lavorato con me con Git sa quanto sono pignolo, insomma, in queste cose. Una delle cose che con tab dovrebbe, con enter visualizza separatamente. Scusate, questi sono i commit, questi sono la modifica. Con tab lui mi espande e mi richiude il blocco, mi fa vedere il diff. Se avessi più zone, vediamo se riesco. No, questo comunque, è comunque un'area sola di commit, non viene separata. Se avessi più zone potrei committare una sola, sempre con la fase, è molto evidente con l'evidenziazione con l'highlight. Qui qua io potrei selezionare tutti i file che sono stati modificati, quindi non sono andati in area. Posso selezionare il singolo file da andare a includere o potrei selezionare soltanto il singolo pezzo di diff. Anche qua è staging, c commit, commit di nuovo, prova 2, salvo, chiudo, chiudo. Imparate due combinazioni di tasti, riuscite a veramente svangare la giornata con risparmiando un sacco di tempo. Ci sono anche tanti altri plugin che sono interessanti, secondo me, che riguardano un po' l'argomento. Adesso ve li snocciolo brevemente. Setting Sync consente di fare il backup dei settings, un backup restore in realtà dei settings, di code su un gist di GitHub. È una cosa un po'. Bah, probabilmente per un programmatore non è un grosso problema, perché sicuramente un account su GitHub ce l'ha. Questo e anche quello successivo si basano tutti su gist di GitHub. Non c'è niente che possa funzionare, non c'è il corrispettivo su GitLab, anche GitLab ha qualcosa tipo i gist, si chiamano snippet, e sono probabilmente molto meno potenti di quelli di GitHub. Tranne ultimamente in cui hanno aggiunto le funzionalità in cui poter avere nello stesso snippet più file, per esempio, cosa che GitHub consente, ed è questa probabilmente la grossa limitazione che c'è stata fino adesso. Setting Sync consente di salvare quindi le impostazioni dell'utente di Visual Studio Code da qualche altra parte che non sia il proprio PC. In questo modo si ha due cose, uno è il backup delle proprie impostazioni, quindi per esempio tutti i plugin che ho installato e le loro configurazioni, consente di tenere sincronizzati in due PC. Se io lavoro su più macchine, da una parte faccio l'upload, dall'altra faccio il download, faccio la sincronizzazione, automaticamente mi vengono installati i plugin che ho installato, rimosso tra le due installazioni, e i settings. Quindi mi ritrovo dall'altra parte dopo un attimo di sincronizzazione, installazione, rimozione, configurazione, cose di questo tipo che vengono più o meno in automatico, ho la stessa configurazione di code e quindi mi ritrovo nel mio stesso ambiente, in modo molto molto semplice. Gispad è un po' un corollario rispetto a quello che vi ho fatto vedere fino adesso, nel senso che se io devo fare un singolo file di appunti scorrelato a tutto il resto, tiro su un repository per un file unico, è abbastanza inutile, insomma. Ci sono alcune situazioni in cui uno dice sto provando un
una certa applicazione. Sto facendo. Sono da un amico e qui sto cercando di mettere a posto la classica distribuzione che è incastrata. Mi voglio tirare giù i passaggi che ho fatto in modo da poter tracciare poi le cose. Se non ho un repository dove metto dentro tutti i file degli interventi dagli amici o cose di questo tipo, ho una cosa sola da salvare da qualche parte, potrei utilizzare il gispad che consente di editare i gist di GitHub direttamente dentro Visual Studio Code. Questo fa vedere un albero di directory, tra virgolette, che rispecchia il contenuto dei file che ci sono sui gist di GitHub. È molto comodo, la cosa più scomoda secondo me è un po' dovuta alla limitazione che dei GIS che non sono esattamente un alberatore di file system. Dall'altra è che è un po' lentino, nel senso che comunque i dati stanno su GitHub e quindi deve, tramite API deve comunque andare a scambiare i dati e la cosa ha una certa latenza. Faccio plugin. È abbastanza scomodo, cioè non ho trovato un altro modo, non c'è un modo semplice da Visual Studio Code per fare selezionare il file e aprirlo con l'applicazione di sistema. Il classico esempio che c'è è o il CSV, dove però esistono anche altri plugin che è quello successivo, oppure il classico foglio ODS che avete messo dentro perché è quello che dovete tracciare anche quello assieme a tutti gli altri appunti, perché è quello che vi ha dato l'amico, eccetera, dove ci sono i calcoletti dentro, o l'esempio che è andato a utilizzare, o i dati della tabella del gestionale, queste cose qua. Perché non tracciare direttamente il file, anche quel file lì all'interno, assieme agli altri appunti, perché lo dovete referenziare, cose di questo tipo. Il problema è che per andarlo a aprire non potete farlo direttamente con un clic da Visual Studio Code, a meno che non utilizzate Open. Open è veramente un plugin abbastanza stupido, diciamo, che però fa una cosa utilissima, perché io clicco lì sopra e lui automaticamente invoca l'applicazione di sistema passandogli il path del file. Una cosa abbastanza banale che però risparmia un sacco di tempo in questo caso. E di CSV, anche questo è comodo perché consente l'editing dei CSV come se fosse una tabella, cioè il classico foglio di calcolo, ok? Non l'ho usato tantissimo, mi fa un po' paura il fatto che comunque faccio una doppia conversione del file, quindi tocca entrare nel plugin e poi esportare praticamente il file, però consente alcune operazioni che sono un po' scomode da fare, a parte l'editing, che ovviamente è più facile editare una tabella che il testo del CSV, consente di fare conversioni per esempio classiche del CSV, quindi da virgola a punto e virgola, da doppi apici a senza doppi apici, semplicemente cambiando le sue impostazioni. Quindi si importa dentro il plugin il file, si cambia le impostazioni, si riesporta il file e il file è modificato senza dover impazzire con le regular expression. Insomma. Project manager, perché probabilmente se iniziate ad utilizzare questo tipo di sistema avete molte directory e molti repository su cui per area. Per area, per settore, per personale, lavoro o immagini di diversi clienti, diversi progetti o cose di questo tipo in cui tenete gli appunti per quello specifico progetto. Dovete saltare da una directory all'altra. Io non ho trovato un sistema che sia comodo senza dover andare su una shell e andare dentro la directory e lanciare code direttamente con quel punto direttamente lì. Non c'è un sistema per dire apri il progetto. Progetti recenti probabilmente sì, direttori recenti, però non posso elencarli per quelli che veramente interessano a me, dargli l'ordine che voglio io, eccetera. Con Project Manager si può fare, quindi una lista di directory che posso tracciare, posso aprire quel progetto lì all'interno della stessa istanza di code di default oppure aprendo un'altra istanza in parallelo. Molto molto comodo. E per chi invece usa un IDE e però gli piace tantissimo i comandi della shell, per cui vuole fare un grep e vuole fare un sed all'interno del file di testo, senza dover aprire la console, lanciare il comando, selezionare il file, eccetera, si può attivarlo direttamente tramite edit di shell, quindi io posso dare la command line per andare a eseguire su quel file o su quel pezzo di file, oppure fare cose tipo questa, ve la faccio direttamente vedere.
Questo qui dovrebbe essere, sì. Per cui se io faccio riscelva in comma, descrivo date e mi inserisce alla fine tutto qua. Ok. Si possono fare cose tipo il listing delle directory, tutte queste belle cosette, c'è un po' di esempietti. Ci sono alcune cose che so fare col sed, non so fare direttamente con un search replace di una regular expression all'interno di code, o perché trovate l'esempio per conversioni di alcune cose direttamente con sed o, tool di cui, o con una sequenza di grep, pipe che avete nello storico del vostro testo perché l'ha aggiornato in quella maniera lì, in questo modo, con questo plugin riuscite a ritornare ai vecchi fasti della command line direttamente dentro l'editor, direttamente dentro l'editor. Scrivete testo, molto probabilmente vi serve anche un qualche spell checker, quindi c'è ovviamente un plugin anche per quello. C'è un plugin anche per GitLab, un'estensione anche per GitLab. Questa estensione, tra l'altro, è stata di recente supportata ufficialmente dal team di GitLab, per cui si sono presi in carico di continuare a svilupparla, di portarla avanti e di prendere la governance di questa estensione, perché hanno visto che ovviamente è molto utilizzata. E delle due cose che servono per questo è di sicuro il file quello di aprire direttamente il file, quindi se io riesce a identificare quella istanza di GitLab col nome del remoto, ovviamente, e posso aprire direttamente il file per fare la preview o per fare un'altra cosa che vi dico tra pochissimo, oppure posso aprire la merge request. Lui riconosce il branch collegandosi all'istanza di GitLab, riconosce la merge request che è collegata a quel branch. Posso andare direttamente aprire il browser con un singolo comando. Aprire il browser direttamente nella merge request di quel progetto che riguarda il branch su cui sto lavorando. In più vede anche se la pipeline è andata con successo, eccetera. Insomma, vede lo status del branch, del remoto, eccetera, eccetera. Tante altre cose. Il terzo elemento, appunto, il code git, il terzo è GitLab, serve, come vi ho detto prima, per fare l'hosting dei repository, quindi per avere direttamente un backup che sia offline dalla macchina su cui sto lavorando. Serve per condivisione. Perché? Perché magari la persona con cui volete condividere i vostri appunti non ha un IDE installato, non ha un tool per fare la preview del Markdown e quindi renderlo visibile a qualcuno che non sia, insomma, che non sia avvezzo a queste cose, o per visualizzare le immagini, per esempio. Quindi con il Notepad di Windows non riuscite a vedere queste cose, non fa la preview del Markdown. Quindi GitLab automaticamente, se aprite il file di Markdown, vi fa la preview, vi carica anche le immagini e tutto direttamente lì dentro. L'altro lato della condivisione è quello non soltanto di visualizzazione, ma anche quello di collaborazione, quindi uno potrebbe utilizzare sempre il flusso di issue merge request di cui ho parlato l'ultima volta per andare a modificare la documentazione in modo collaborativo. L'altro ovviamente è sincronizzazione, backup, così e lui sì, un paio di argomenti ancora e poi ho anche concluso. Export, perché magari i repository che utilizzo è privato, però voglio dare fuori, tipo, una delle cose che ho fatto io ultimamente è fare le specifiche da dare all'esterno con cose anche con le checkbox di prima, cose di questo tipo, in cui dico, ho bisogno che mi fai questo, 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 questo. Devo darlo però a un esterno, non gli do l'accesso ai miei repository, cose di questo tipo, gli do direttamente un export, tipicamente in PDF, perché in questo modo di sicuro lo vedrà bene, insomma. Ho due opzioni io in questo caso,
Uno è direttamente con GitLab, come ho detto prima, con plugin, dico aprimi il file e da lì, da dentro il browser, quindi faccio la stampa. L'unica cosa su questo è che GitLab fa il lazy loading delle immagini, per cui se state inizio e avete molte immagini sotto e fate la stampa, nel PDF stampato non vi verranno fuori le immagini sotto perché lui non le ha caricate dentro dal browser, quindi dovrete scrollare in fondo al file in modo che lui carichi tutte le immagini, invece se magari il repository non è on premise ma è su github.com, quindi avete un po' di latenza. A quel punto lì potete fare la stampa della preview nel markdown in PDF. L'altro è utilizzare il preview enhanced, probabilmente per quello che l'avevo inserito tra i plugin da utilizzare, perché quello consente di fare l'export sia in PDF, come dal menu che vedete qua in parte, che in altri vari formati. Il problema è che se volete esportare direttamente in PDF o in ebook o cose di questo tipo, dovete avere altri tool installati, cosa che magari non avete voglia, insomma, di installare nella vostra distribuzione o cose di questo tipo. La versione basica che vi consiglio io, almeno l'opening browser, quindi se non avete il repository stato su GitLab o cose di questo tipo, perché capisco che potrebbe essere anche scomodo, insomma, come tipo di passaggio, lo aprite direttamente nel browser locale, quindi vi fa l'export in HTML, vi apre il browser, e a quel punto lì è come se fosse la preview di GitLab, lo stampate direttamente in PDF come sopra, insomma. Quindi open in browser e poi export in PDF, stampa in PDF. Altre cosette carine che sono dei corollari, appunto, beh, una della to-do, la checklist, delle cose da fare, quindi io mi scrivo i miei appunti e sotto in fondo scrivo to-do oppure da riportare, ricordati di aprire queste issue perché devi tracciare con il sistema di trattamento di sviluppo l'attività di cui hai preso appunti oggi. Per andare a ricercare in tutte le attività che dovete fare, di solito la scelta più becera è il Ctrl Shift F, quindi cerca in tutti i file, asterisco, spazio, parentesi, e mi trovate tutte le attività che non sono state fatte ancora. Quello che infatti mi manca in tutto questo è il conteggio degli open items. Quindi io vorrei che in questo file qua, però è molto bello che nel markdown in testa, magari in parte la table of content mi dicesse: questo file ci sono quattro attività, di cui tre non sono completate. Che è la stessa cosa che abbiamo visto l'ultima volta in GitLab. Io entro delle issue, posso fare esattamente la stessa cosa, entrare delle issue anche nell'emergere di questo. Nella descrizione posso fare la stessa cosa, vedi sopra nella issue mi dice di qua, questa issue ha quattro attività di cui tre non sono state completate. Mi piacerebbe molto riuscirlo a vedere anche su code, se qualcuno sa, cioè mi piacerebbe che ci fosse un plugin che automaticamente sincronizzasse il markdown, come fa il table of contents, anche per questa funzionalità non sono riuscito a trovarla, ho visto qualcuno che la chiedeva ma non hanno ricevuto risposta. Sono confidente che qualcuno lo svilupperà prima o poi. Manca, beh, come vi dicevo all'inizio, la formattazione completa, un po' più complessa, nel senso che ho un table of content che si spalga su più file, quindi qua non riuscite a fare degli appunti che vi spalgano su più file, quindi dire questa è il primo capitolo, questo è il secondo capitolo, questo è il terzo capitolo, e riuscire a linkare facilmente da uno all'altro o fare un indice che prende insieme tutte le varie sezioni. Per questo dovete utilizzare altri tipi di tool tipo Sphinx o cose di questo tipo, quindi fare un'elaborazione sopra i file di testo che avete scritto. Altre cose tipo indice analitico, tutte queste cose qua non le trovate, insomma sono anche un po' off topic rispetto a un utilizzo così un po' più semplice alla mano, insomma. E come sopra stampo molti documenti, nel senso che se io devo esportare i singoli file devo farne uno per uno. È probabile che se dovete fare una cosa tipo questa,
devi fare un altro task, no? Cose di questo tipo per avere direttamente l'export di tutti i file, o utilizzate direttamente Sphinx o altri tool similari, insomma, che gestiscono, che prendono un testo, un markdown di qualche tipo e vi generano poi il documento complesso. L'altro punto che vi ho detto prima è il conteggio di open items, questo sì mi manca tanto, poter avere sia all'interno del file che all'interno di tutto il progetto, avere qualcuno che mi conteggi, questi sono i file aperti, oppure che mi riassuma in un altro file generato automaticamente, questa è la lista dell'attività ancora aperta. Invece quello sarei l'uomo più felice del mondo. Io avrei finito, non ho altri punti su da portarvi questa sera. Sono anche, beh, 10:20, insomma. You are now unmuted. Non so se ci sono. E tu sei Claudio, come fai l'eco? Sì, infatti. Allora, niente, diciamo per adesso aspettiamo ancora qualche domanda. Per adesso c'è Frico senza uovo che commenta Project Manager, dice è pressoché inutilizzabile, preferisco Ah, Fico Favorites Favorite Manager. Manager. Questo non l'ho mai sentito. Project Manager è stato il primo che ho utilizzato. Favorites. Non è questo? Aspetta. Project Manager, Favorites Manager. No, questo non l'ho utilizzato. Ok, Poi una dipende cosa. anche da, probabilmente da quanti. Mi ha lasciato anche a me un po' perplesso, Project Manager. L'ho trovato abbastanza comodo in realtà, cioè nel senso che io sono su una directory, così lo salvo con plug e lo trovo qua. Vado su un'altra directory, io senza. Manca ZSH. Anche qua, Project Manager. Save project, viene log 2, per switchare da uno all'altro faccio semplicemente così. Questa era la totalità delle cose che servivano a me. Se lo chiudo, mi switcha di default all'interno della stessa istanza di code, me la chiude e la riapre. Questo era più che succede. L'unica cosa che qua, almeno se non altro, come riesco a utilizzarlo direttamente qua dentro. Insomma, però proverò anche altro Favorite Manager, vediamo come si comporta. Volentieri. Bene. Ecco, adesso avevo anch'io una domanda, diciamo, no? Io sono un fan come te di Visual Studio Code, assolutamente, diciamo, no? Però per gestire le note trovo un po' scomodo per gestire il Markdown. Adesso sto valutando, li ho guardati tutti quelli che tu hai segnato all'inizio, praticamente, no? Ecco, ultimamente ho trovato Joplin molto interessante, ha molte cose che mi sembrano carine. Diciamo, manca tutta la parte JIT, no? Perché effettivamente diciamo che questo sarebbe sicuramente interessante, quindi la possibilità di gestire le cose con JIT e GitLab sicuramente è molto interessante. Però per il resto ho trovato che veramente merita spendere qualche tempo su Joplin. Ah, ecco cosa mi ero dimenticato. Un'altra delle funzionalità di questo triumvirato, in realtà, era sempre sul riguardo alla condivisione, che non ho scritto,
assomiglia molto a questo. Assomiglia molto a questo, ovvero la ricerca all'interno di tutto il progetto, nel senso che all'interno qua io dentro l'IDE contro CTF cerco il testo all'interno di tutti i file. Se c'è qualcuno che non si è tirato giù tutti i sorgenti o non so usare il grep o cose di questo tipo e deve fare una ricerca, la casella del progetto ovviamente condiviso con GitLab, la casella di ricerca di GitLab è molto comoda da questo punto di vista, perché io cerco nella casella di ricerca la parola chiave e lui automaticamente mi tira fuori, dato che sono dentro il progetto, mi tira fuori i file che contengono quella parola. Okay. Per cui anche questo a livello di collaborazione, di condivisione, per una persona che non si clona i repository, non vada a cercare all'interno del testo cose di questo tipo, secondo me è una buona via di mezzo, perché comunque ho la deformazione del programmatore, per cui per me è naturale mettermi nella casella di ricerca di GitLab. Sì, certo, appunto. No, ma sicuramente, però appunto, cioè, ci sono queste alcune scomodità, quelle che hai accennato tu, tipo per esempio il fatto che non si riesce a sincronizzare l'anteprima oppure che non si riesce a chiudere automaticamente, questo è un po' fastidioso, sinceramente, insomma, almeno per me lo trovo così, insomma, ecco, no? E quindi così adesso. L'editing a fronte così, qua infatti è rimasta aperta questa zona qua, perché Infatti, qua ci stava l'anteprima, che Esattamente, sì. c'è, però non è possibile, non c'è una combinazione di tasti per chiudere questa benedetta anteprima, se non andando qua e cliccarci sopra. C'è questa che fa il toggle all'interno della stessa, quindi in questo Forse. modo riesco a toggleare velocemente per vedere che quello che ho scritto abbia un qualche senso, che non mi sia dimenticato il punto esclamativo prima delle immagini, insomma, giusto Infatti, per infatti. insolentarmi da solo in queste cose. Però sì, questo è abbastanza scomodo. Il BoostNote aveva una cosa abbastanza interessante come funzionalità, che switchava automaticamente in modalità anteprima quando non stavo editando, per cui se lo lasciavo fermo così lui togglava e quando andavo a cliccare sopra per editare, toglavo in modalità testo. Questo era abbastanza comodo se uno magari sta lavorando su uno schermo piccolo o se ha un testo molto largo, insomma, cose di questo tipo. Se no, se uno ha uno schermo abbastanza grande, molto probabilmente lavora in questa maniera. Specie se ha anche altre persone, questo lo uso molto anche quando mentre prendo appunti in conferenze, cose di questo tipo, in cui anche gli altri devono vedere quello che sto scrivendo per dirmi no, guarda che hai capito male o devi aggiungere anche questa cosa in modo che vedano direttamente il testo che stai scrivendo. Certo. Bene, vedo che non ci sono. Ecco qua, Federico. Ok, che è un fan di Vim, quindi ci informa appunto che ci sono. C'è il preview per Vim, ecco, assolutamente. Sì, scusa, Però fare la il preview preview sempre per Vim. dall'esterno, sì. Esatto. Esatto. Ok. Bello, però per me perde un po' di grazie, però per me sì, DE lo uso tanto, però direttamente mi serve tipicamente quando ho solo un terminale di testo e quindi non ho la possibilità di avere anche la parte grafica. Lo uso molto in shell remoto, cose di questo tipo, e non penso, non so se questo plugin riesce a funzionare in quella maniera lì, forse sì, perché magari apre un socket o comunque passa sull'SSH, quello sarebbe molto interessante, ma. Beh, Code è un browser, per cui alla fine.
Marcello ci informa che ha visto l'icona di Flameshot su Windows. Sì, ma c'è Flameshot per Windows, soltanto che quelli di Flameshot non so perché hanno fatto quella procedura di CI che si basa su un altro tool che poi pubblica e binari da un'altra parte, in file temporanei che quindi poi vengono cancellati, eccetera, eccetera. Per Windows penso che comunque non sia ancora ufficiale. Io avevo trovato, trovavi l'eseguibile, se loro avevano lanciato, oppure potresti riprodurre tutto il sistema di build, però un po' macchinoso, io sinceramente non utilizzando tipicamente una macchina Windows riesco a sopravvivere anche senza. Mi spiace perché ho tanta gente che mi chiede un consiglio su un buon tool di fare screenshot, l'editing degli screenshot, come vi ho fatto vedere prima. E questo tool secondo me è sempre uno dei migliori, insomma, per quel che ho scoperto io. È molto immediato e molto veloce. Però mi sa che si basa su Qt. Qt. Ok, Loris ci lascia Ora e noi lo saluta. salutiamo. Ciao. Buonanotte anche a te, Canchero. Va bene. Sì, allora niente, direi che a questo punto possiamo anche chiudere qui la nostra ora e Puoi mezza chiudere la canonica. registrazione di sicuro. Sì, questo sì, questo sì. Ecco, Così la si l'unica. racchiude e ci tratteniamo. Esatto. L'unica cosa prima di chiudere, vorrei ricordare che tra 15 giorni abbiamo un altro incontro come PNLUG e la prossima volta mi sfugge, ma penso che sia Marina Lettini che ci parlerà ancora di LibreOffice, del bug tracker di LibreOffice. Adesso non ricordo, però sicuramente andando nel sito PNLUG riuscirete a trovare. E un'altra cosa, oh, bravissimo, eccolo qua. Sì, LibreOffice backtracking, sì. Ecco, Sì, sì, certo. perfetto, perfetto, Marina Latini, esattamente così. Ecco, e l'altra cosa che volevo dire è che, diciamo, se non vi siete presi appunti dei link che Andrea ci ha fatto vedere, li troverete tra qualche giorno pubblicati su YouTube. Con questo chiudo la registrazione, grazie a tutti. Ciao.